Corrado, ma siamo sicuri che hai 40 anni? Oggi sembravi un ragazzino. Ti ringrazio per i complimenti, li ho fatti 3 giorni fa 40, ma giocando l'età non si sente. Oggi avete fatto davvero un bel risultato, giocando bene e meritando la qualificazione. Sì, ci tenevamo tantissimo a fare un bel risultato, ci siamo riusciti dopo tanti bocconi amari che abbiamo subito nel campionato, ci siamo rifatti. Siamo contenti, speriamo domani la finale, a chi incontriamo sarà una bella finale. Secondo te è un caso che questo risultato positivo sia venuto in concomitanza col ritorno di Martin Biskovic? Può essere anche, perché è un ragazzo che ci dà voglia, che conosciamo, che ci è mancato nel proseguo del campionato, ma anche gli altri, quelli che abbiamo avuto, Andrea, l'altro Andrea Calvo, hanno dato la stessa maturità. La nostra difficoltà è stata di tutti gli infortuni che abbiamo finora. Infatti, a proposito di infortuni, l'unico brivido lo avete avuto quando si è fatto male Garcia. Sì, ha preso una contrattura, speriamo serata, ma siamo contenti che siamo in finale, è il nostro obiettivo. Vediamo che succede domani. E questa stagione, che per voi è andata un po' così e così, si chiude con una qualificazione in Europa che può essere una buona soddisfazione per voi? Sì, ma ancora ci sono gironi all'italiana che ci dobbiamo prendere delle soddisfazioni nei confronti delle altre società. Inizia un nuovo campionato, che sono 7-8 partite. Grazie.